Konnichiwa, cari Giappo Lovers, e benvenuti voi qui nel canale. Sono come sempre Giappo Gamer, benvenuti quest'oggi qui su Nier Replicant per continuare questa avventura veramente incredibile. Veramente ci sono dei colpi di scena veramente spettacolari a mio avviso. E allora siamo giunti esattamente all'episodio numero 8 della serie. Ma prima vi consiglio come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. E allora andiamo a vedere che cosa succede quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Nier Replicant. Ok, Giappo Lovers, eccoci qui dove siamo fermati l'ultimo episodio. Direi di andare al villaggio e vedere un po', visto che comunque abbiamo fatto, finito, completato, ecco, non mi viene il nome, il termine giusto, delle missioni. Forse era con lei? No, non... Forse era anche con lei, vediamo un po'. Oh, ecco il montone, va. Ok, bene così, abbiamo ottenuto 1500 pezzi d'oro, ottimo. Oh, abbiamo completato ovviamente la missione cucina casalinga. Bene, bene. C'è altro, signora? Ancora, ancora sto montone. Basta montone, vediamo un po'. Ma al montone è molto pericolosa. Forse quello grosso. Vediamo un po'. Abbiamo completato qualcos'altro? Ah no, più che altro devo comprare, ecco, ecco cosa devo comprare, le mappe. Vediamo un po', eccolo qua, la mappa strada orientale. Cioè abbiamo 5500 soldoni. Una la compriamo, mappa del nido la compriamo, anche se comunque al nido ci siamo già stati, ma sempre è bene comprarla. E mappa foresta dei miti la compriamo. Erba antidoto 600, erba medicinale 100. Ah, abbiamo già al massimo, bene, unguento medicinale 1000. Bah, non so sinceramente. Ma confermiamo l'acquisto, va, ok. Eh sì, 4000, vediamo un po'. Unguento medicinale, erba antidoto, cura avvelenamento, rivista fino al 60% dei punti vita dell'utente. Erba medicinale abbiamo già 10, siamo già al massimo. Erba antidoto, cura avvelenamento. Ma uno, va, uno tanto per. Ok, uno tanto per. Vediamo un po' quello che dice. Ah, già, c'abbiamo il cinghialone. Allora, andiamo a uccidere il cinghialone, va. Tanto poi dobbiamo andare proprio verso quella parte lì. Ma vediamo un po'. Qua c'è il gatto, Micio. Qua c'è il bambini vari. Che c'è qua? Che è? Ah, oddio, forse le uova? Oh, uovo di gallina. Bene così, bene così. Questa pure è un'altra missione. Bene, bene. Perché poi in realtà dobbiamo andare anche a parlare con Popola. Infatti la X sta lì. Cioè il nostro obiettivo è andare là. Oh, 16 marzo, oggi il ragazzo che gioca sempre qui fuori mi ha regalato un fiore davvero stupendo. Devo chiedere a Popola di che fiore si tratta. Ma hai visto mai questo fiore che magari ti può guarire? Chi lo sa, cara. Lo scopriremo solo vivendo. Allora, vediamo un po'. Andare ad ammazzare il cinghialone. Vediamo un po', ci sta qualche esserino qua intorno? Sì, ci siete, vabbè, dai. Fatti sotto. No, non ho paura di queste ombre, dai, sono piccolette. Ok, vai, fatti sotto. Ok, bene così.
Ce ne sono anche laggiù. Ma vabbè. Abbiamo rirotto il coso, l'oggetto. Cazzarola. Oh oh. L'abbiamo fatto fuori? No. Ti sei rialzato. Vai così. Vai così, vai così. Mamma mia, ragazzi, quanto è figo sto Nier Replicant. Quanto lo stavo aspettando, un po' di capire. Allora, ci sei tu. E no, e no. Un altro vecchio libro scolastico. Dove sta il cinghialone? Cinghialo, dove sei? Vai, becca di questo. E si rialza. Non mi attaccare da dietro. Non ci provare ad attaccarmi da dietro. Becca di questo qua, così. E crepa. Erba vicina, siamo al massimo, cavolo. Vediamo un po'. Ma... oh, 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 quanti siete? No, no. Tacci, ostrio. E fatti beccare. E fatti beccare. Ok, bene. Ma in erba vicina prendiamo, avanti, sa mai. E abbiamo un po' da fare, va. Dove sta il cinghialone? Vabbè, carne di montone. L'apprezziamo tanto, quello scappa. Eccola il cinghialone, beccato. Ah, là, una cazzarola. Di culo, al culo. Ok, cinghialone. Vai, becca di questo qua. Tacci tua cinghialone. Che fai, carichi? Parti a carica? Oh, 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 mortacci tua. Becca di questo, va. Becca di quest'altro, va. E gli appari. Mortacci sua come carica. Oh, oh, oh. E no, cazzarola, da dietro no, porca la miseriaccia boia. No, cazzarola. E vabbè. E poi ci siete pure voi. E no. Che questo carica. E vabbè, e che caspita però. Mamma mia, appena presa. E becca di questo qua, così. Ah, hai sbattuto contro la roccia, eh. Becca di questo qua, così. Sì, sbatti contro la roccia. Becca di questo, così. Spotta contro la roccia. E becca di quest'altro. E becca di quest'altro ancora. Ma non crepi? Tacci tua. Vai, sto qua. Cioè, guarda che roba. Vai che l'ho buggato. Vai, becca di questo. E più tosto di tutti, oh, porca miseria. Manco fosse una boss fight.
Creba. Sto di qua. E Creba. Tacci tua, oh. Mica Creba. Sì, sì, carica, carica. Carica quanto ti pare. E tacci tua. Vai, carica qua. Beccato. Sì. Bravo. Carica, carica. Tacci tua, oh. Ma quanto sei tosto? Sarei re dei montoni, cazzarola. Cinghialone, tieni, va. Giochiamo a mosca cieca. Così, in faccia. Vai così in faccia. Beccagli questo. Io sto qui. Vai, beccagli quest'altro. Tanto tu vai dritto per dritto, vai. Fai contro la roccia. Facci tua. E sei tosto. Dai, vieni qua. Vai ancora, ancora. Vabbè, però devi crepare prima o poi, cazzarola. Ma che sta sanguinando. Sta sanguinando, dai che manca poco. Dai, coraggio. Dai una bella testata, una bella cragnata. Bravo. Hai sentito, sì? Sì, ok. Vai, coraggio, coraggio. Sto qua, sto qua. Bravo, bravo. Bravo cinghialone. Dai che devo far fuori pure quest'altra sub quest. Sì, mamma mia, stavo ricaricando. Hai ottenuto zana di cinghiale. Che caspita. Fatti scuoiare, va. Carne di cinghiale, vai così, vai così. Ok, abbiamo fatto fuori, bene, bene. Allora, poi qua c'è rimasto qualche montone, pure qualche capra, mi pare. Questo è montone. Mi dispiace, montone. Montone, infatti, ok, quindi non è lana. Cioè, a volte è lana, a volte è montone. Riesce a capacitare del perché di sta cosa, vabbè. C'è qualche altro montone a queste parti? Mi pare di no, vabbè, ok. No. Oh, cazzarola. Sto cadendo giù nel burrone. Mi ero dimenticato di prendere il ponticello, eccolo qua. Ok, vediamo un po' là. Vabbè, sbrucciava qualcosa. Oh, cazzarola. Oh, così da dietro. Almeno fatemi livellare, cazzarola. Mortacci vostri, oh. Mi hai fatto prendere quasi in colpo. Tacci vostri, oh. Così compaiono così dal nulla. Sti bastardi. Ok, delle bacche.
Sì, vediamo un po' il da fare, va. In caricamento, mamma mia, già ho detto svariate volte quanto mi piace questo caricamento, incredibile. Graficamente parlando, eccola, poi vedi, alcune volte cade pure. Corre, cade, saluta, cioè, incredibile. Ma quali sono i maialo? Allora, quindi abbiamo preso le uova. E abbiamo fatto fuori il cinghialone, va bene, ok, vediamo un po' chi era quella delle uova, non mi ricordo. Allora, lui è te, ridi del cinghiale? Oh, inoshishi o katte kureta ka? Arigato. Arigato, arigato. Inoshishi no kiba mo te ni ireta you da na. Sore o motsu senshi ni wa inoshishi ga keihi o haratte kureru rashii. Hontou ka dou ka wa shiranai ga, narereba nosete kureru you ni naru sou da. Teste Esagerato. miru no mo iin janai ka? Ok, 1000 pezzi d'oro, buoni. Ok, domare i cinghiali, cavolo. Sali in groppa. Ah, ecco, poi si può chiamare l'animale. Ecco, quindi potrei chiamare pure un cinghiale, cavolo. Contondo, muoviti con L. Accelera con R2. Scivola, tieni premuto L2. Muovi L a destra, a sinistra, mentre acceleri. Cavolo. Ok, altra missione finita. Caccia al cinghiale, bene. Dov'era la signora quella delle uova, cavolo? Dove sta la signora delle uova? Stava qua? No, vediamo un po'. No, niente, no, vediamo un po'. Abbiamo delle armi, vediamo un po' le armi. 2.000 e qua, 16.000, 18, 16.800, cavolo. Il flagello spago motivi animaleschi, lama. Corta e sottile, sembra voler scomparire alla vista. Cavolo, non si può, no. La spada foglia di ninfea, 2004. Potenza d'attacco 172, 123. Potenza magica più 20%. Beh, questa non sarebbe male, eh. Vai. Comprata. Bene così. E vediamo un po' lui che dice. Allora, vediamo un po'. Magia, abilità, opzione. No, queste sono le magie. Allora, armi. Tutte. Lama senza nome. Spada foglia di ninfea. Pugnale di animale 106. Patto virtuoso 150. Voto crudele 150. Vai, spada foglia di ninfea. Beh, bello spadone, in particolare. Ok, lega di titanio. Direi di sì, va, equipaggiamola, va. Ok, bella, bella. Mi piacerebbe più una katana, però. Allora, dov'è? Non mi ricordo più che sarà una signora per quanto riguarda ste uova. Forse questa qui? この村の特徴はこの村だけでなく、Ma あと館長のポポルさんからい。sì, ok, devo andare alla povera, quello lo sapevo già. Dov'era, cavolo, la signora delle uova? Non mi sa nemmeno lei. Forse qui, forse lei? お庭をお花で。Di un bel giardino, semi di pomodori, zucche, melanzane, grano di peperone. Bulbo di Dalia. No, ok, al momento direi di no. Quella signora del montone. Che spia sta quella delle uova? Ah, eccolo qua, era lui. Ok, unguento medicinale, buono. Abbiamo completato un'altra missione, uova perdute, bene. Stiamo andando proprio di missione in missione, bene. Ok, quindi dovremmo andare a parlare con popolo, ma vediamo un po'.
Quello riguarda le missioni. Allora, missioni completate, la lista della spesa, un oggetto delicato. Ah no, incomplete. Quelle completate, l'incarico del guardiano, le uova perdute, cucina casalinga, caccia al cinghiale. Vediamo un po' tutte. L'incarico del guardiano, cucina casalinga. No, quelle incomplete. Missioni impossibili che ci abbiamo, no, nessuna. Missioni incomplete, la lista della spesa. Vuole le procure di tre bulbi di tulipano a fronte mare. Vabbè, un oggetto delicato. Questo abbiamo rotto il contenuto del pacco combattendo, quindi mi sa che non tocca combattere nelle pianure per cercare di portare intatto questo oggetto, cavolo, che si rompe come niente. Vabbè. E ok, allora io direi che per quanto riguarda oggi, vediamo un po' come sta la sorella, va? Così tanto per... E poi magari ci salutiamo. Sorella, tutto a posto? Insomma, porella sta così. E ok, bene, bene. Direi che abbiamo fatto delle belle missioni. Cioè, abbiamo completato delle belle missioni quest'oggi. Quindi direi bene così, ottimo così. E allora, cari Giappoloversi, eccoci qui nella schermata principale di Nier Replicant. E allora, anche questo episodio numero 8 della serie ovviamente termina qui. Sperando che vi sia piaciuto, di lasciarmi più like possibili. Ovviamente commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo. Seguitemi nei miei vari social, dove potete anche contattarmi. Potete farlo attraverso la pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Basta scrivere GiappoGamer e mi trovate agevolmente. In più vi potete sempre iscrivere al canale, attivare la campanella e commentare, ovviamente mettere like. Insomma, vi aspetto anche nel canale. E infine vi aspetto anche il mio blog personale, dove tanto in tanto scrivo news e recensioni dei videogiochi che riesco a portare a termine sul canale. Lo potete seguire al link giappogamer.home.blog. E allora, cari Giappolovers, io vi ringrazio una a una per essere stati fin qui. Vi abbraccio forte dal vostro Giappogamer. Per il momento è tutto. Matane! E ai prossimi episodi!